Allora, buongiorno Barbara Floridia, le chiedo scusa, Movimento 5 Stelle. Vediamo di arrivare a capire le soluzioni che nel concreto si stanno profilando. Le piace la possibilità di compensazione sugli F-24? I crediti incagliati corrispondono, secondo le stime, a 15-20 miliardi. Le associazioni dei costruttori parlano di quote molto più ampie di crediti che, insomma, non si riescono a sbloccare. Come si risolve? Allora, innanzitutto il decreto del 16 febbraio ha creato un problema enorme e ha messo a rischio 25.000 aziende, 25.000 imprese e 130.000 lavoratori. Le soluzioni ci sono e noi, compresa quella dell'F24, le abbiamo già proposte con degli emendamenti anche alla legge di bilancio, anche al milleproroghe, ma sono sempre stati da questo governo bocciate le soluzioni per scagliare, diciamo così, per liberare i crediti che sono bloccati. Quello che ci preoccupa è che, da un lato, ci consola che adesso invece il governo apra alle proposte che i vari settori suggeriscono per poter disincagliare questi crediti. Quello che ci sconvolge è che un tavolo con le associazioni, un tavolo con chi vive grazie anche a questo super bonus che ha praticamente fatto partire l'economia, il tavolo lo hanno aperto dopo aver scritto il decreto, cioè dopo aver creato il danno. Floridia voleva replicare a Cipolletta, credo. Sì, i bonus edilizi ci sono sempre stati. Perché 110? 110 è stato voluto politicamente, ovviamente limitato nel tempo, perché grazie al 110 e grazie alla cedibilità del credito abbiamo fatto esplodere la misura inizialmente e questo ha dato un imprinting, ha trainato il settore dell'edilizia che era fermo, morto da decenni in Italia. E questo era necessario se contestualizziamo il momento politico. Eravamo praticamente nel post-pandemia ed era necessario. Per quanto riguarda i prezzi, non è vero che sono lievitati a causa del superbonus, basta guardare anche negli altri paesi europei i prezzi in Italia erano tra i più bassi e tra l'altro c'erano dei listini bloccati dai prezzi e quindi non potevano oscillare ulteriormente. Mi faccia dire un'altra cosa che riconfermiamo e vogliamo ribadire che il superbonus non ha creato debito, come ha confermato al Senato Eurostat, e i 65 miliardi investiti nel superbonus hanno restituito all'indotto diretto, indiretto e anche, pensi un po', abbiamo ascoltato anche le associazioni della ristorazione, quindi un settore che non c'entra nulla con l'edilizia, che ha avuto benefici dal superbonus. Parliamo di 195 miliardi. Questo perché ho dovuto e ho voluto sciorinare questi numeri oltre il milione di posti di lavoro, per dire che chiaramente una misura, se non è una misura shock e forte inizialmente, non smuove l'edilizia, perché i bonus c'erano Poteva già essere prima, ma non scritta meglio quella avrebbe. norma, Floridia? Allora, la norma era scritta Sì, io no, la prego bene, di essere certamente i sintetica. correttivi come tutte le norme vanno fatti, adesso bisognava solamente riuscire a liberare i crediti, non a bloccare la cedibilità del credito. Questo decreto ha messo in ginocchio tutti Allora, no, ma questo all'improvviso, un decalage era già previsto da sì, noi, però era lui. ovvio che era una misura che non avevamo pensato strutturale, sarebbe stata Allora, insostenibile. dice Castelli, in Ma realtà l'avete questo. prorogata però. Allora, Con guardate. Draghi, quindi lei dice Ma che Draghi ha preso una scelta Devo andare alla sbagliata? pubblicità. Dottor Torriero, veniamo a quel che ci diceva. Le banche sono disponibili alla soluzione che si sta profilando, cioè la compensazione con gli F-24. La battuta di Castelli sugli F-16, cioè sui caccia, non è tanto fuori luogo perché l'accusa del presidente Giuseppe Conte, capo del Movimento 5 Stelle, è dire vabbè, ma insomma, rilevate i soldi sul superbonus E li diamo alle e li armi. diamo alle armi. Quindi Funzione. Poi è avete chiaro che varato dobbiamo una introdurre legge i di correttivi. bilancio. In questa legge di bilancio non c'è alcuna voce che va a parare il buco che adesso raccontate c'è Non è che è esserci. così. Allora, diciamoci le cose come stanno. Politicamente si sceglie come investire o come spendere
i soldi dei nostri cittadini. Noi abbiamo scelto di investirli con una misura come quella del superbonus, che è una misura espansiva, è una misura che non crea debito, è una misura che restituisce non soltanto allo Stato, ma anche ai cittadini. Se invece voi volete andare verso le politiche dei nostri, è un'altra cosa. Posso dire su una cosa? Sì. Ma lo dico alla senatrice Floridia, il 5 Stelle ha una, come dire, collocazione molto progressista. Questa misura politicamente mette sullo stesso piano Chiara Ferragni e il figlio dell'operaio. Questa è una misura che mette non ci possiamo il figlio permettere dell'operaio nelle condizioni di fare ciò che farebbe Chiara Ferragni. Non ha fatto distinzioni. Questa è la cosa grave. Cioè, lei vuole dire mette sullo stesso piano chi ha maggiore capacità di spesa e chi meno capacità. Il vostro decreto impedisce al figlio dell'operaio di affrontare una spesa. Impedisce al figlio dell'operaio di poter affrontare una spesa. Solo una misura per chi ha capienza Cipolletta e lo può scaricare. Ho una notizia sulla, per Cipolletta e una così saluto i nostri ospiti. Barbara Floridia, grazie per essere stata con noi.